Stasera non mi escono nemmeno le parole da bocca per quello che ho visto. Sono veramente giù di morale, ragazzi. Sono giù di morale perché l'abbiamo presa nel culo pure stasera. Tre pappine dal Milan, meritatamente, meritatamente. E tutti a casa. Per mezzo di questi pezzi di merda che non è che non siamo scesi in campo, ma l'atteggiamento non c'è stato, personalità non c'è stata. È vero che abbiamo attaccato, ci siamo mangiate qualche gol, ma poca roba, poca roba. Tu dovevi dominare il Milan stasera, invece no. Sapevamo che avevamo una squadra tosta, tosta di fronte. Però, cioè, tu dovevi dare una reazione di orgoglio, almeno giocartela. E invece no, che va a fare Di Lorenzo che prende la traversa, Cristo! Maron Di Lorenzo scandaloso! Mario Rui scandaloso! Fabian Ruiz scandaloso! Petagna scandaloso! L'unica che si è salvata Mertens stasera. Mertens, dopo un segnale abbonato di Gesù Cristo, oggi ha riaperto la partita. Maronna mia, ma il peggiore di tutti. Il peggiore di tutti. Di Lorenzo. Maronna mia, Di Lorenzo. Ma come si fa a pia traverso? Come si fa? Come si fa a prendere la traversa? Unica occasione nitida. Unica. Unica. Poi Mertens sulla punizione non stoppa un pallone. Non stoppa bene il pallone. E questo è costato caro. Vittoria meritata da parte del Milan stasera. Hanno avuto più personalità. Intanto prendiamo per il culo Ibra, Ibra, Ibra. Questa sera ce l'ha messo dietro. Doppietta. Ma è stata causa anche di errori veramente incredibili e che non si possono accettare da parte della difesa del Napoli, soprattutto di quella merda di Di Lorenzo e di Mario Rui, che veramente sono stati scandalosi. Fabian Ruiz ha rotto il cazzo, in nazionale fa il fenomeno e col Napoli proprio zero, zero, zero assoluto. Poi Insigne pare fatti polistirolo stasera. Polistirolo, polistirolo, mamma mia, polistirolo. Mamma mia, mamma mia, il nazionale fa belle prestazioni e stasera proprio zero. No, ma ragazzi, ma siamo scesi. Abbiamo giocato stasera nemmeno 20 minuti, un quarto d'ora. Un quarto d'ora, bene, abbiamo giocato e basta, basta. Primi 25 minuti scandalosi, imbarazzanti. E il Milan ci ha purgato. È stata una disfatta all'ultimo, auge. Manolasso copertura da pulcino. Errori, nemmeno i pulcini fanno questi errori. E niente, mi sono venuto in rurica. Mi sono venuto in rurica perché veramente stasera ho visto una prestazione non decente, indegna, indegna proprio stasera. Una prestazione meno 6 dal primo posto, però poi comunque è lunga, ma non ti puoi permettere di perdere. Ok, che il Milan è il Milan. No. Però, ma dai, un po' di orgoglio, cioè non è che avete fatto schifo al 100% stasera, ma non siete proprio scesi in campo, una personalità zero, zero stasera, la personalità, soprattutto uno come lì davanti che ha 40 anni, che Ibrahimovic fa delle cose straordinarie, tu la devi avere questa personalità, invece no, Bakayoko, pollo, pollo, pollo Bakayoko, ciuccio Bakayoko, oggi, ciuccio, è stato espulso. Ciuccio, ciuccio, mi vedete con la luce un pochino oscurata perché questo il Napoli merita stasera, meritiamo così. Adesso accetto tutti gli sfottò da parte dei milanisti, ci stanno, io l'accetto, sapete che ci ho messo sempre la faccia e ce la metterò sempre. Adesso ci vediamo giovedì con il Riga sperando di portarci 3 punti a casa, ma stasera veramente, guardi, inguardabile. Inguardabile. Va bene, va bene. Buonanotte a tutti, buonanotte a tutti.
Al di là di tutto, sempre e solo, Forza Napoli.